La guerra di liberazione e l'apporto delle forze armate italiane tra il 1943 e gli anni del dopoguerra sono stati al centro di un convegno sul tema «Verso la Costituzione». Organizzato a Palazzo Lascaris dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, con il Comitato Resistenza Colle dell'Is. Tra i relatori lo storico Gianni Oliva e il generale Franco Cavarezza. Quale fu l'apporto delle forze armate alla lotta di liberazione? Ma le forze armate hanno dato in qualche modo inizio alla lotta di liberazione, perché al momento dell'armistizio dell'8 settembre i primi nuclei che si sono formati erano fatti di soldati sbandati, talvolta alla guida di qualche ufficiale di grado inferiore più giovane. E da questo punto di vista sono stati la colonna portante della parte iniziale della lotta di liberazione. Poi certo durante il 44 si sono aggregati a queste bande molti giovani che non rispondevano alle chiamate della Repubblica Sociale e quindi la resistenza ha preso una dimensione non soltanto militare ma anche fortemente civile. Però non si può dimenticare che il punto di partenza è stato quello. L'altro contributo è stato dato con la ricostituzione di alcuni reparti del Regio Esercito che hanno combattuto accanto agli inglesi e agli americani nella risalita dall'Italia del Sud sino alla linea gotica nella primavera del 45.